Un prodotto totalmente italiano, anzi toscano. Per realizzare il progetto di Evantra, l'auto che in questo momento alle nostre spalle, ci è voluto il lavoro di più di 30 aziende. Questa sera a Pontedera la presentazione ufficiale all'interno della comunità dove l'auto è nata. Una serata importante, quella di stasera, introdotta da uno spettacolo prodotto dalla Fondazione del Teatro di Pontedera, Lisboa. Lo spettacolo che farà da scenografia ai mondiali di ciclismo in Toscana. Sei passato come uno straniero in mezzo a loro, ma nessuno ha capito che lo eri. Sei vissuto come una spia in mezzo a loro e nessuno, nemmeno tu, hai sospettato che tu lo fossi. Così sei stato uguale agli altri senza somigliare a loro, fratello di tutti senza appartenere alla famiglia. I tuoi passi per le strade erano come i loro, ma il tuo cuore era lontano, sebbene battesse vicino. Sindaco, Pontedera, città delle eccellenze, questa sera ne abbiamo avuto una prova, uno spettacolo teatrale che sta facendo il giro d'Italia e un'auto, soprattutto un'auto che comincia davvero a essere conosciuta in tutto il mondo, dall'America Latina al Giappone. Un bel esempio appunto di Made in Italy, di un'eccellenza che è nata qui, che è cresciuta qui e che oggi è conosciuta a livello internazionale. Noi quindi questa serata l'abbiamo pensata così, come un'azienda nostra artigiana che incontrasse la città, che incontrasse il territorio per far vedere cosa può nascere anche ed emergere dal lavoro, dalla passione, dalla competenza e dalla professionalità delle nostre, dei nostri imprenditori. Ecco, vale la pena intercettare questo tipo di azienda che si fa valere a livello internazionale con delle iniziative che comincino a pensare anche a Pontedera proiettata in un circuito altrettanto internazionale? Secondo me sì, anche perché la città, insomma, non soltanto ospita la più grande azienda legata alle due ruote, a motori come la Piaggio, ma ospita anche un indotto che nel tempo è cresciuto nonostante le difficoltà, ma comunque si ha selezionato i propri processi, i propri prodotti e oggi può aspirare anche su mercati a livello internazionale a dire la propria. Ecco, c'è sempre più bisogno di mettere insieme queste forze, di fare sinergia, di fare massa critica per aggredire mercati internazionali. Oggi l'esportazione diventa un punto di riferimento per l'Italia in crescendo e noi abbiamo qui le competenze per poterle mettere a regime queste cose e per potergli dare uno spunto. Cominciando magari anche dalla comunicazione, perché no, una serata come questa, ma anche altri strumenti di comunicazione che raggruppino un po' questi interessi, anche per settori merceologici diversi potrebbe essere un inizio. Secondo me sì, anche perché queste serate servono non soltanto a far apprezzare, ecco, il prodotto, ma servono anche a far conoscere quelle che sono le migliori aziende e le migliori eccellenze del territorio. In questo prodotto che vediamo sono coinvolte oltre 30 aziende, quindi significa che c'è un percorso silenzioso ma di 30 aziende che mettono insieme le proprie forze e alla fine si arriva alla realizzazione di questa supercar che oggi è apprezzata nel mondo. Quindi insomma io credo che sia da valorizzare ancora di più rispetto a quello che facciamo. Nel corso della serata lei e Luca Mazzanti avete preso degli impegni reciprocamente, lei sull'autodromo, Luca Mazzanti si è impegnato a proporre una nuova versione da pista dell'auto, l'autodromo si farà o no? Sì, noi il nostro percorso è concluso, abbiamo fatto tutti i passaggi che erano ritenuti necessari, non soltanto all'interno del nostro consiglio comunale, ma affrontando anche un percorso con la regione toscana di verifica della compatibilità dei nostri strumenti urbanistici. A questo punto non dipende più da noi. Io credo che la città come la nostra, una città legata a motori, possa ospitare questa infrastruttura e possa essere un punto di riferimento anche per rilanciare economia, occupazione, turismo, tutto ciò che è legato al mondo dei motori e quant'altro. E quindi io mi auguro che ora che questo percorso non è più nelle nostre mani possa arrivare rapidamente a conclusione. Sono sicuro che ci arriverà.
Una volta inaugurato, anzi inaugurando l'autodromo, potrebbe essere, la cerimonia potrebbe essere proprio affidata ad un'auto Mazzanti Automobili, una casa costruttrice di Pontedera. Sarebbe una bella cosa, un impegno che abbiamo preso, sarebbe una sinergia importante, far vedere che qui nel territorio nascono queste creature e trovano poi sbocco e sfogo un autodromo che può servire per valorizzarla al meglio. Serata di presentazione ufficiale alla città di Pontedera di Evantra, l'ultima nata in casa Mazzanti Automobili. Intanto l'emozione di presentarsi alla propria comunità. Certo, sì. Pensavamo sia io il sindaco che lo dovevamo diciamo, alla comunità, perché siamo un'azienda che gira molto intorno al mondo e molto spesso da Pontedera non ci conoscono, e quindi ci faceva piacere far vedere un fiore all'occhiello, penso, di Pontedera, un po' anche alla cittadinanza che è qua stasera. Girate intorno al mondo, abbiamo detto, l'abbiamo sviluppato anche durante la serata, sono moltissime non soltanto le possibilità di vendita, quindi i possibili clienti, in questo momento state lavorando, ma anche le partnership che avete con grandi aziende conosciute a livello internazionale che si sono interessati a questo concetto. Certo, sì, quello ovviamente è stato all'inizio forse un po' anche sorprendente dal nostro punto di vista, però evidentemente hanno visto lungo, hanno visto che un progetto del genere porta comunque visibilità e porta una buona piattaforma di sviluppo. Aziende del calibro di OZ, di Continental, di Bosch ci assistono ormai da qualche anno, mettendo a nostro servizio il loro know-how, che ovviamente è inimmaginabile, e con l'aiuto appunto di queste aziende e anche di aziende del territorio, di collaboratori, riusciamo poi a raggiungere un obiettivo così diciamo difficile, che è quello di produrre una supercar. Non soltanto rapporti con aziende che si occupano di meccanica o comunque di automobilismo, di automobili, ma anche con aziende che trascendono il settore merceologico. Evantra piano piano si sta affermando come fenomeno di costume, spinto da aziende che producono oggetti che ne ricordano il nome. Sì, certo, già quasi un anno fa siamo stati contattati da un'azienda di Milano che fa produzioni di abbigliamento di lusso, ci hanno chiesto appunto il licensing per poter produrre un capo all'inizio un capo d'abbigliamento, poi una collezione proprio ispirata all'Evantra. Lo stesso anche la NB di Firenze, che produce orologi diciamo in tiratura limitata, ha chiesto, ha voluto insomma poter dedicare all'Evantra una linea di orologi particolari, quindi c'è un po' un lifestyle intorno a quello che è il mondo Evantra. Cosa sorprendente, perché oggi viviamo un momento di particolare complessità economica, le dinamiche tenderebbero a scoraggiare un investimento e un rischio, davvero un rischio di questo tipo. Perché buttarsi proprio oggi? Perché è il nostro momento oggi, perché comunque non si può mettersi a sedere e aspettare che passi che cosa. Io lo dico sempre, io ho 39 anni, la mia generazione, chi si è dato una mossa è bene che se la dia alla svelta, perché comunque aspettare che passi questo momento non si risolve niente, bisogna mettersi in moto, cercare di dare il massimo con onestà, ma anche con determinazione, e mettersi in gioco, quello è molto importante, perché in questo momento bisogna mettersi in gioco e rischiare. Assessore, il sindaco ha preso un impegno preciso nei confronti delle aziende che si proiettano verso i mercati internazionali. Che cosa possono fare le istituzioni per incontrare queste aziende che hanno idee innovative? Sicuramente le aziende devono lavorare sul contesto, le istituzioni possono lavorare sul contesto, creare condizioni perché le imprese possano svilupparsi. Io vorrei portare l'attenzione su una cosa che ha detto Mazzanti stasera, che è quella che proprio in un periodo di crisi e di difficoltà come questa si deve investire e si deve mettere energie. L'esperienza di Evantra, l'esperienza della famiglia del Mazzanti è un'esperienza che va portata come esempio a tutti i nostri giovani, a tutti questi ragazzi che hanno voglia, hanno capacità, hanno potenzialità, non si devono lasciare andare. Devono credere nei loro sogni e portarli avanti, perché questi sono i risultati dei sogni dei giovani. Ecco, impegni concreti, che cosa potrebbe succedere proprio magari partendo da questa serata?
Sicuramente sotto questo aspetto potrebbe succedere di far incontrare il Mazzanti e la realtà di Evantra con tutti i nostri ragazzi che sono in una fase in cui è sempre più difficile trovare un lavoro dipendente e magari c'è la voglia di mettersi in gioco ma c'è un po' paura, e in questo le istituzioni possono aiutare nel supportare a trovare incentivi, agevolazioni. Il progetto Giovani Sì della Regione Toscana è un progetto magnifico che mette soldi veri, un pacchetto consistente di soldi per la creazione di nuove imprese nei giovani, e dove si è impresa innovativa c'è addirittura la partecipazione come socio da parte della regione o da parte di altri enti. Quindi è un mondo tutto da scoprire per i giovani, è un mondo in cui noi crediamo e speriamo che possa aiutarli. Il sindaco si è impegnato, lo sta facendo anche lei in questo momento? Noi siamo impegnati sempre, non l'abbiamo detto stasera, siamo qui al servizio della collettività con sacrifici personali, professionali, familiari, proprio perché crediamo che ci sia un futuro per Pontedera e per questo paese, nonostante oggi ci sia tanto timore e tanta preoccupazione in giro, ma noi crediamo che ce la possiamo fare e ce la dobbiamo fare, noi ci impegniamo, speriamo di riuscire. Luca Mazzanti, cerchiamo di riassumere quelli che sono i dati tecnici principali della Evantra. Sì, motore V8, 7 litri, 701 cavalli, 350 all'ora. Diciamo il peso, siamo sui 1300 kg per la versione in composito. 0 a 100 si attesta intorno a 3 secondi. Ecco, quali sono le emozioni che il progettista, che la casa costruttrice ha cercato di trasferire sull'auto in modo che ne potessero godere, insomma, gli acquirenti? Sì, a livello dinamico una maneggevolezza. Maneggevolezza perché questa macchina non è nata per andare in autostrada, o è una macchina che è nata per le strade tortuose, è una macchina che nonostante sia abbia un'importante stazza è comunque agile, molto agile. Abbiamo voluto dargli handling e potenza, è una potenza pura senza aiuto di turbo o di sovralimentazione. Ecco, questo è un modello base, quello che in questo momento ha alle sue spalle, un modello base, però state cercando di realizzare anche la ricerca continua in qualche modo. Ma certo, la ricerca continua sempre, poi queste macchine comunque ognuna si differenzia dall'altra, vuoi per caratteristiche tecniche, vuoi per esigenze o richieste del cliente a livello estetico, comunque ogni automobile è un'automobile unica, e poi ovviamente quando abbiamo un progetto di questo tipo non si smette mai di migliorarsi, di fare ricerca e di implementare. A che tipo di mercato si rivolge? E principalmente al mercato dei nuovi ricchi. Abbiamo la maggior parte delle attenzioni dagli Emirati, dalla Cina, dal Brasile. A me piacerebbe molto poter trasmettere le emozioni di questa automobile in Europa, perché è un'automobile che verrebbe capita molto in Europa. Ci stiamo lavorando, anche se appunto il contesto economico europeo è un pochino più faticoso. Parliamo di Europa, parliamo di vecchio continente, patria storica di un certo tipo di automobilismo. Le più importanti case automobilistiche mondiali sono in Europa, anche in America ovviamente, ma quali sono le concorrenti principali, cioè su quale segmento si posiziona l'auto? Ma è chiaramente un segmento di supercar. Quello che abbiamo sempre fatto, abbiamo sempre cercato di tirar fuori la nostra identità senza poi tener molto conto di quello che è l'automotive a questi livelli adesso, anche perché comunque sono tutte costruite da aziende molto diverse dalla nostra, con progetti molto diversi, quindi cerchiamo di ricavarci la nostra, il nostro posticino, che è quello poi di una persona esigente, una persona che vuole qualcosa di esclusivo e che non è appagata da quello che trova sul mercato. Io capisco che non vogliamo fare nomi particolari, però possiamo dire Bugatti, possiamo dire Ferrari, possiamo dire Porsche di alto livello, di ultimo segmento. Sì, però come ti dicevo è un po' riduttivo, nel senso che questa automobile, come poche altre, ricava un pochino la propria nicchia. Questo significa che è un progetto modulare, è un progetto che si ritaglia, si può ritagliare sulle specifiche esigenze del cliente, quindi da auto a auto ci potranno anche essere differenze importanti a livello tecnologico e quindi anche di prezzo. Sì, importanti da un punto di vista, per come siamo abituati adesso a interpretare la personalizzazione, visto che sull'automobile di produzione scegli veramente poco. Qui ci sono molte, molte opzioni da scegliere, poi chiaramente ci sono delle prerogative che non possono essere cambiate, la forma della carrozzeria non è solo un esercizio di design, ci sono le simulazioni aerodinamiche, fluidodinamiche, è comunque testata in virtuale in modo che possa essere efficiente e di conseguenza non possiamo andare a intaccare o a toccare
quelle aree che al momento sono già sviluppate e sono già efficienti. Ecco, in questo momento avete già avuto dei consensi, ad oggi ci sono già degli acquirenti. Quali sono soprattutto i paesi di riferimento? Qualcosa abbiamo già detto, ma siamo più precisi. Sì, per il momento la Cina. Cina, Emirati sono quelli che stanno spingendo, la Russia sta iniziando, principalmente dove ci sono appunto le generazioni di nuovi ricchi, dove il marchio tradizionale è troppo comune, dove c'è una ricerca veramente di un'identità diversa e dove c'è veramente un amore sconfinato per il Made in Italy, perché chiaramente ha un biglietto da visita che da tutte le parti del mondo comunque è ambito e apprezzato, soprattutto in campo automotive. Thank you.